Per disintossicarsi e sgonfiarsi in poco tempo l'ideale è la dieta dei tre giorni. Ecco come funziona e cosa è necessario mangiare per dimagrire velocemente. Alimentazione ipocalorica e un moderato esercizio fisico. Ecco in breve. Perché la dieta dei tre giorni è considerata ottima per perdere peso in poco tempo, velocemente, senza sacrificarsi troppo. Si tratta di una dieta detox, utilizzata per depurarsi. Inoltre, è ottima anche per sgonfiarsi ed eliminare le tossine in eccesso. Ecco tutto quello che c'è da sapere, in particolare sul menù e sul regime alimentare da seguire. Per dimagrire in tre giorni è importantissimo evitare dolci, grassi, carboidrati e abbuffate a pranzo e a cena. Cosa si può mangiare allora? Ecco a cosa dare precedenza a colazione, pranzo e cena. Colazione. Prima di iniziare bisogna bere acqua e limone, che aiuta l'intestino a depurarsi. Il pasto della mattina dovrà essere ricco di proteine e vitamine, che servono per dare carica per iniziare al meglio la giornata. E riempire lo stomaco, evitando anche di subire la tentazione di uno spuntino a metà mattina. In particolare si può bere un bicchiere di latte vegetale e mangiare fette biscottate integrali e tanta frutta. Si può alternare questo con una colazione salata consistente di pane ai cereali, uova sbattute e una spremuta di pompelmo e di un altro agrume di stagione. Pranzo e cena. Per i pasti successivi della giornata è importante evitare la pasta, proprio eliminarla dal vostro regime alimentare. Si possono mangiare invece i legumi, le carni magre e i cereali integrali. Importantissimo poi è accompagnare i piatti con abbondante verdura, che deve essere uno degli elementi cardine in questo senso. Per perdere qualche chilo e soprattutto sgonfiarvi, bisogna seguire in modo perfetto questa dieta. Ma serve anche bere molti frullati detox e tisane disintossicanti, in particolare con il limone, nel corso della giornata. È consentito anche qualche spuntino nel corso del giorno, in particolare con 3 porzioni di frutta e yogurt magro. I benefici che porta all'organismo sono disintossicazione di fegato e reni. Sgonfiare la pancia e abbassare il livello della ritenzione idrica della pelle. Bisogna però dire che una dieta detox, come quella dei tre giorni, non fa miracoli per quanto riguarda il dimagrimento. Infatti, essa non è pensata per perdere peso, ma per disintossicarsi dalle abbuffate delle feste e depurare il proprio organismo. Non è escluso però che facendola si riesca anche a perdere peso, visto che in particolare l'energia che viene introdotta nel corpo a mezzo degli alimenti non è molta. Detto questo, qualsiasi persona può chiedersi come dimagrire in 3 giorni. Questa dieta fa al caso mio? La risposta è che le diete detox si basano sulla cosiddetta medicina alternativa e quindi prima di metterla in atto è bene sentire il parere del medico di fiducia o di un nutrizionista. Ovviamente non può fare miracoli, ma può essere utile per migliorare il vostro stato di salute messo magari a dura prova da grandi cene e pranzi. Inoltre, ogni persona ha un metabolismo differente e il corpo reagisce in maniera diversa a seconda dei casi. Si può perdere dai 2 ai 4 kg nel migliore dei casi. La cosa certa, inoltre, è che adottando questo tipo di regime alimentare si elimineranno le tossine in eccesso. Ma il tutto deve essere supportato da uno stile di vita giusto comprendente molta attività fisica e la non sedentarietà.